Appello alla politica e alla Regione Puglia affinché facciano partire al più presto i cantieri delle opere già cantierabili, in particolare il treno tram. Un appello che è giunto direttamente dal presidente di Confindustria Gianni Rotice, che nel corso della riunione di fine anno ha chiesto alla Regione Puglia di sviluppare tutte e tre le direttrici lungo il Gargano, Lucera e Manfredonia e che ci sia un unico gestore a occuparsene. Ora, per noi è fondamentale da gennaio in poi, e questo devo dire, devo ringraziare anche le organizzazioni sindacali che hanno stretto con noi un protocollo firmato a ottobre 2015, nel quale abbiamo elencato una serie di opere e attività. Devo dire che queste opere e attività in parte, ma non tutte, sono state recepite dalla politica dopo le nostre dimostranze nel patto per la Puglia, però adesso bisogna essere chiari. Le priorità infrastrutturali, voi sapete che esistono le due questioni legate alla logistica, quindi alla piattaforma logistica e treno tram, sono le prime due sulle quali ci sono progetti in avanzato stato di realizzazione, perché il tema qual è? Bene sulle opere, ma poi quando diventano cantierabili? Per diventare cantierabile bisogna avere delle progettazioni esecutive. Se non si fanno progettazioni esecutive, le opere non partono. Abbiamo queste due infrastrutture che sono, secondo me, hanno un avanzamento lavori molto, diciamo, avanti e quindi sono cantierabili. A questo punto ci dovrà essere la politica, insieme alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali e tutto il sistema, per far sì che diventano cantierabili in tempi brevi, perché poi la partita nel 2017 noi la perderemo nei confronti degli altri aree. Perché? Perché ormai è chiara che la Capitanata, per la posizione geografica, per l'area, per ciò che rappresenta, ormai è una posizione strategica.